Hi everyone, ciao a tutti. At the end of the video, I'll explain briefly why it takes me a long time to make videos sometimes. Alla fine del video, spiegherò perché ogni tanto manco per molto tempo, ma ora let's translate sucker for pain uh, by loads of people. Imagine Dragon, Little Wayne, um, Logic, and Dollar Sign, Ambassadors, all sorts of things. Okay, so. It's a very long song, è molto lunga e c'è cioè molto rap, che quindi è come poesia e che quindi è difficile tradurre sempre e capire cosa significa. E quindi io do la mia interpretazione: I torture you, take my hand through the flames. Io ti torturo e prendo la tua mano mentre vado attraverso le fiamme. Quindi o metto la mano nelle fiamme oppure porto proprio la persona attraverso le fiamme. I torture you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. Sono uno schiavo per i tuoi giochi. I'm a sucker for pain. To be a sucker vuol dire avere un debole per qualcosa. Quindi, I'm a sucker for um, per esempio, si può dire I'm a sucker for my little niece. Io ho un debole per mia nipote, nel senso quando lei dice una qualsiasi cosa, per esempio, uno può dire io lo faccio. Quindi, I'm a sucker for pain. Io ho un debole per il dolore, o vado matto per il dolore. I want to chain you up. I want to tie you down. I'm just a sucker for pain. Io voglio incatenarti, voglio eh, legarti. To tie someone down, vuol dire legare qualcuno. Um, I'm a sucker for pain. Uh, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Uh, quindi oh, the squad. Questa canzone era stata usata per il film Suicide Squad. Quindi non so se dipende da quello comunque squad vuol dire squadra intesa come team intesa come un gruppo di persone appunto tatted on me from my neck to my ankles quindi ho oh, questa squad tatted è una specie di um, abbreviazione di tattooed on me dal mio collo alle mie caviglie ankles pressure from the man got us all in rebellion allora man in questo caso è inteso come il government eh, o le persone in potere col potere, quindi pressure from the man from the man, la, le pressioni dal governo dai piani alti, possiamo dire, got us all in rebellion. Ci ha fatto ribellare. We can go to war, yeah, without failure. We are going to go to war. Quindi andremo in guerra. Abbiamo intenzione di fare una guerra. Yes, without failure. Vuol dire senza dubbio in questo caso. Do it for the fan dog. ten toes down, dog. Uh, do it for the fam, fallo per la fam Fam non vuol dire solo famiglia ma vuol dire la gang Quindi i nostri amici più cari, la compagnia co eh, Le persone che sono cresciute nei nostri, ne nei nostri paesi, nelle nostre strade e Dog, ten turns down dog Dog è inteso come man Do you know me man? You're, you're right dog È una cosa usata soprattutto dalle persone nell'ambiente rap eh, così Ten toes down, dog. Ten toes down vuol dire 10 dita dei piedi giù, quindi vuol dire forse con i piedi per terra, oppure um, non so bene. Comunque vuol dire eh, penso andare avanti con i piedi per terra, appunto. Um, love and the loyalty, that's what we stand for. Uh, to stand for something vuol dire ecco eh, cosa rappresentiamo. Noi cosa rappresentiamo? Rappresentiamo l'amore e la lealtà. E per cosa anche combattiamo, diciamo, to stand for something, to stand up for something, vuol dire combattere o um, dare voce a qualcosa. Um, alienated by society, all this pressure gives me anxiety. Uh, io sono alienato, siamo alienati dalla società, tutta questa pressione mi dà ansia. Walk slow through the fire, like Hugon Trias. Um, camminiamo eh, lentamente attraverso il fuoco. Like, who's gonna try this? Cioè, like in questo caso vuol dire, cioè, chi avrà il coraggio di provarci, cioè di provare a mettersi contro di noi? Punto di domanda. Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. Sentiamo il mondo che va contro di noi, quindi ci mettiamo il mondo sulle spalle. Poi c'è sempre il, um, il ritornello. Um, I've been at it with my homies. It don't matter. You don't know me. Um, uh, to be at, at it vuol dire mi sono ci ho lavorato su uh, mi sono messo su with my homies con again homies è la stessa cosa di fam le persone che vengono appunto la mia compagnia cioè le persone che vivono vicino a me non necessariamente la famiglia ma appunto la compagnia di amici it don't matter if you don't know me it doesn't matter if you don't know me non è importante che, se tu non mi conosci I've been rolling with my team, with the illest on the scene. Um, I have been rolling with my team, quindi io sono andato avanti uh, con il mio team, appunto con questa compagnia. E we, the illest on the scene, quindi qua è molto poetico, quindi molto rap. Noi siamo the illest, quindi the sickest, uh, quindi il meglio nella scena. Nella scena inteso come nel dove siamo noi, diciamo noi siamo il meglio. Eh, ovviamente, la, um, quando something, something is sick, o in questo caso ill, um, vuol dire una cosa figa, una cosa cool. Um, I've been riding around the city with my squad. Eh, quindi, io sono andato in giro per la città con la mia squad, la squad in questo caso è sempre la compagnia, homies, Farm, squad, stessa cosa. We just posted, getting crazy, uh, living like this is so amazing. Um, to post ovviamente è spesso usato su Instagram o Facebook, quindi scrivere un messaggio perché tutti leggano. Quindi we just posted uh, potrebbe essere quello, getting crazy, living like this is so amazing, eh, vivere così è... Eh, quindi abbiamo appena fatto un post su Instagram, eh, per esempio potrebbe essere, non lo so, eh, diventando matti, facendo cose da matti, eh, vivere così è fantastico. Um, hold up, take a step, step back. When we roll up, because I know what. Um, hold up, take a step back. Allora, fermi tutti. Facciamo un passo indietro. Quando noi arriviamo, when, to roll up può, può voler dire arrivare, può voler dire fare una sigaretta di quelle a mano. Um, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, with the one you trust in. Eh, quando appunto noi siamo stati, siamo leali, we've been fam. Noi siamo stati parte della stessa compagnia, we the ones you trust in, quindi noi siamo quelli a, a, di cui ti puoi fidare. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion, e non esiteremo a, ad arrivare diritti alla tua testa come una concussione, quindi come un colpo alla testa. I know I've been busting, no discussion for my family. Io so che ho lavorato sodo, to bust something vuol dire lavorare sodo, oppure eh, to bust someone's balls vuol dire rompere le scatole. Quindi non so se qua dice so che eh, l'ho ripetuto tante volte, quindi rompo le scatole, oppure so che ho lavorato molto. No discussion for my family. Non ci sono discussioni per la famig mia famiglia, cioè quello che la mia famiglia intesa appunto come ancora la compagnia di amici, quello che decidono di fare o quello che vogliono, si fa. No hesitation through my scope I see my enemy like what's up uh, non c'è esitazione uh, through my scope scope appunto è lo scopo quello che si vuole raggiungere per esempio quindi attraverso il mio scopo io vedo il mio nemico scope può anche vuol dire però telescopio quindi io vedo il mio nemico tramite il mio telescopio oppure tramite periscope che è quest'altra applicazione quindi chissà potrebbero avere vari significati like what's up hold up We finally reload up, quindi what's up direi come butta, um, hold up, aspetta un attimo. We finally reload up, yes I reload up, noi re o rifacciamo le cose oppure to load up anche un'arma, una, un quindi mettere le, le munizioni in un'arma. Um, I know what up, I know what up, I, uh, I know what up vuol dire io so cosa sta succedendo, io so cosa succede intorno a me poi c'è ancora il ritornello, uh, poi I'm devoted to destruction, a full dose of detrimental dysfunction. Io ho una devozione per la distruzione, eh, una dose piena, quindi una dose grande di, dis disfunzio di disfunzioni che fanno male. To be detrimental vuol dire ehm, è un qualcosa che fa male ehm, in senso lato, ecco. Ehm, per esempio, pollution is detrimental to the environment, eh, tipo l'inquinamento è nocivo ecco, per l'ambiente. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. Io sto morendo lentamente, ma il, il diavolo sta cercando di farmi morire in fretta. To rush someone vuol dire andare in fretta. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy. Vedi, I'm a fool for something vuol dire io an ancora I'm a sucker for something. Io un debole per I'm a fool for love, vuol dire io eh, ho un debole per l'amore, quindi quando sono innamorato divento debole. Quindi I'm a fool for pain. Io ho un debole per il dolore. I'm a dummy. Sono, to be a dummy è come una, una specie di bambola di pezza, eh, un pupazzo. Um, might cut my head off right after I slit my throat. Magari mi. se mai mi taglio, mi taglio la testa, quindi mi decapito. Dopo che mi sono tagliato la gola. Um, forse da un bacio con la lingua a uno squalo o delle, delle ragazze eh, nella, nella barca che sono gelose di me o di questo bacio allo squalo eating peanut butter and jelly fishes on toast quindi una cosa molto americana è mangiare peanut butter jelly toast quindi sono un, fare un toast con sopra il burro di arachidi e marmellata che in America si chiama spesso jelly um, e però in questo caso usa il jellyfish, quindi, che vuol dire medusa. Quindi, io mangio burro di arachidi e meduse eh, sul mio sul toast. E se if I get stung, se mi pungono. Se mi appunto, I get stoked, io mi eccito, um, might choke, forse potrei. Um, eh, um, eh, to choke vuol dire eh, che appunto non riesce a mandare giù, quindi um, eh, non affogarsi, ma e rimanere strozzato, strangolato, diciamo. Uh, like I chewed a chunk of charcoal. Come se avessi mangiato un... Um, chewed, anzi è morso, masticato, un pezzo di carbone. Naked in the North Pole. Nudo nel Polo Nord. That's why my heart cold, full of sorrow, the lost soul. Uh, ecco perché il mio cuore è freddo, pieno di dolore, uh, un'anima persa. e Only Lord knows when I'm coming to the crossroads. And solo il Signore sa quando arriverò al crocevia, quindi quando morirò. So I don't fear shit, but tomorrow. Quindi a me non fa paura nulla, I don't fear shit, but tomorrow. A parte il domani. Quindi in questo caso è but vuol dire a parte il domani. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. E io ho un debole per il dolore è solo dolore. Uh, you just fucking complain, you ain't Tough as you claim, tu non fai altro che lamentarti, you ain't tough as you claim, non sei così forte come dici di essere, just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne, stai nella tua strada, quindi fatti diciamo gli affari tuoi in un certo senso, don't fuck with Little Wayne, non creare problemi a Lil Wayne, quindi la persona che sta cantando. I'm a jump from a plane and stand in front of a train. Io salterò da un aereo e atterrerò direttamente davanti a un treno. Cosa non for pain perché io adoro il dolore, ho un debole per il dolore. Used to go to doing bad, now feel like just now getting it. Eh, used to, quindi una volta facevo delle cose cattive. Now feel like Just now getting it. adesso mi sembra di stare cominciando solo ora a capire quindi we are now getting it vuol dire we are starting to get it to get something in questo caso è capire ain't got no other way so we started and finished it non c'è nessun altro modo però quindi noi abbiamo cominciato qualcosa e lo finiremo no pain no gain quindi non c'è guadagno senza dolore guadagno non è inteso solo come guadagno materiale ma questa frase si usa anche quando si va in palestra Se si vuole uh, diventare muscolosi bisogna soffrire un po' Quindi no pain, no gain Never stand down, made a own way Noi non, siamo, non ci siamo mai fatti da parte To stand down vuol dire, diciamo, essere esonerati o esonerarsi Oppure rinunciare a una cosa Never stand down Noi mai rinunciamo a una cosa Made a own way Siamo andati avanti per la nostra strada Never going slow mai, Non siamo mai andati lentamente eh, we pick up the pace. Andiamo a un ritmo sostenuto. E se qualcuno vi dice pick up the pace, vuol dire sbrigati e vai più veloce. This is what we wanted from a young age. Questo è quello che volevamo già da quando eravamo piccoli. No emotion. That's what business is. Nessuna emozione. Ecco cos'è il business. Ecco cosa sono gli affari. Lord have mercy on the witnesses. Che il Signore abbia pietà dei testimoni. Quindi, forse i testimoni che vedono tutto questo succedere davanti ai loro occhi. I torture you, sempre ritornello, more pain got me begging, begging more pain, eh, più dolore, voglio più dolore, mi fanno chiedere in ginocchio, to beg, è proprio chiedere in ginocchio, implorare per più dolore. Scusate se sono andato veloce, ma appunto ci sono mille concetti, e, 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 ecco, quindi spero abbiate capito la canzone. E, se avete domande, chiedetemele sotto. E, ecco, il motivo per cui spesso io ci metto mesi e mesi. Per rifare un video, e a volte che YouTube, per esempio, blocca i video perché pensa che ci siano le canzoni nei video. E quindi a volte video che non è che ci mettono an anni a farli, però poi mi, diciamo, mi viene la tristezza a di dire oddio, adesso mi cancellano tutti i video. Quindi ogni tanto, questo è uno dei motivi per cui ho un attimo aspetto perché. Appena mi arriva un messaggio da YouTube che dice questo video è illegale, allora io un po' perdo un po' la fiducia, ecco, e quindi mi dico vabbè, non li faccio più, poi li rifaccio. In più, anche col mio nuovo lavoro sto viaggiando in tutto il mondo, e quindi a volte i fusi orari eh, fanno sì che io poi non ho tempo o non ho l'energia per farli. Comunque. stick in there you know try and follow follow these videos and try and ask me for songs and when i have time i promise you that i will do them i do think of you and i'm very very grateful for all your support thank you and see you soon